all'ospedale di Battipaglia, la politica ne resti fuori. Furto nella libreria del campus universitario, arrestati i responsabili. Centrale a biomasse, continua la lotta. Politica Battipaglia, Motta gioca d'anticipo. Sosta a pagamento, blitz di notte. Casa di riposo a Battipaglia, gestione ai privati. Crash Eboli, gara contro il Castiglione. Sud TV raccoglie in esclusiva lo sfogo del direttore sanitario del Santa Maria della Speranza di Battipaglia, Rocco Calabrese, che ribadisce la necessità di evitare di parlare dell'ospedale della città senza esserne preventivamente informati. Calabrese chiede alla politica di stare fuori dall'ospedale in questa fase preelettorale per non infangare il nome della struttura. Io sono 3 anni che sono qui e dei politici battipagliesi non ne ho avuto traccia per difendere, per portare avanti, implementare attività dell'ospedale, costruire insieme il discorso del SELE, nulla, silenzio assoluto. Adesso vengono qui, si inventano i sit-in, fanno uscite menate del giorno senza rendersi conto che tutto questo non va altro che a danneggiare ulteriormente l'immagine dell'ospedale e l'immagine che l'utenza ha dell'ospedale. Quindi con me a distanza, devono essere tutti a distanza, perché io non dialogo con nessuno in questa fase, perché gente che adesso si avvicina all'ospedale solo per pura pubblicità propria, per puro mero interesse propositivo, personale. Quindi che siano lontani dall'ospedale, facciano politica altrove, su altri temi. I carabinieri di Fisciano e il personale del posto della Polizia di Stato presso l'Università degli Studi di Salerno hanno eseguito una misura cautelare messa dall'ufficio GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, traendo in arresto un pregiudicato disoccupato, 25enne, sottoponendo all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria un 22enne in attesa di prima occupazione e un operaio 24enne, tutti di Fisciano e indagati per furto aggravato in concorso. Il provvedimento scaturisce dalle indagini congiuntamente a seguito del furto perpetrato il 27 settembre scorso presso una cooperativa dedita alla vendita di testi universitari con sede nel campus, dalla quale vennero asportati strumenti informatici, cancelleria e merce varia per un valore complessivo stimato in 3.000 euro. La visione delle immagini del sistema di videosorveglianza ha consentito di identificare gli autori e di sequestrare, a seguito di perquisizioni domiciliari, alcuni degli indumenti che indossavano all'atto del furto. Dopo il parere positivo dei Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico sulla costruzione della centrale a biomasse nel territorio di Capaccio, il comitato Sorvella Sabatella, presieduto da Maria Rosaria Bambacaro, continua ad opporsi e programma ulteriori azioni di lotta per impedire che un'area votata all'agricoltura di qualità e a pochi passi dall'area archeologica di Pestum subisca danni irreparabili. Ieri pomeriggio si è svolta una riunione del comitato a Capaccio Scalo per discutere sulla questione. La situazione non è che volge proprio al meglio per il momento, in quanto non è stata ancora definita la decisione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda l'approvazione o meno per la costruzione della centrale a biomasse da parte della Biocogen. Stanno ancora valutando la situazione, in quanto l'ASL di Salerno aveva dato parere negativo per la costruzione della stessa. Per cui speriamo che, leggendo la relazione dell'ASL, ci sia poi la decisione definitiva al non procedere alla costruzione della centrale. Questo paese è prettamente agricolo e turistico. La costruzione di questa centrale negherebbe ai giovani di questa zona l'opportunità di poter avere un futuro lavorativo prettamente agricolo e turistico. Per cui, ancora una volta, a me quello che dispiace è che vedo poca mobilitazione anche da parte dei diretti interessati. Non vedo qui produttori caseari, non vedo qui albergatori, non vedo qui le persone per le quali noi siamo anche qui a combattere, non solo per le nostre case, per i nostri terreni, ma anche per la loro futura attività lavorativa.
Le eventuali piogge acide potrebbero addirittura sgretolare i monumenti storici come i templi, ma anche far togliere l'IGP, DOC, DOP, i prodotti come carciofi, mozzarella. Queste sarebbero le prime conseguenze di una situazione del genere, perché sono note tutte le conseguenze di queste polveri sottili, sono state ampiamente dimostrate da persone altamente qualificate, non da noi, semplici persone comuni, per cui noi ribadiamo ancora di più il no e non ci fermiamo. Anche se il Consiglio dei Ministri dovesse dare parere favorevole alla costruzione della centrale, noi non ci fermiamo. Domani conferenza stampa di presentazione dei simboli del candidato a sindaco di Battipaglia Gerardo Motta presso l'aula magna della scuola di Amicis. Intanto nel PD si fa sempre più accreditata l'ipotesi della discesa in campo del segretario provinciale del PD Nicola Landolfi, chiamato a gran voce dai componenti del partito e dalle coalizioni regionali. Una decisione difficile che vede Landolfi profondamente combattuto dal desiderio di guidare la propria città e gli impegni precedentemente presi col partito. Dovrà essere dunque una scelta ampiamente condivisa. Landolfi, infatti, potrebbe accettare solo se la sua candidatura sarà condivisa dal partito e dagli alleati. Siamo il paese di Halloween, così Forza Italia descrive l'episodio accaduto poche notti fa nei pressi del Campolongo Hospital. Come per magia, le strisce blu sono aumentate. Ora l'area di parcheggio a pagamento occupa tutta la superficie. Di fatto non esistono più strisce bianche, scrive Damiano Cardiello. Informerò i vigili urbani e chiederò il rispetto della legge sui parcheggi gratuiti, che sono obbligatori. 500 euro al giorno è l'incasso dei parcheggi alla Marina di Eboli nei pressi del Campolongo Hospital. Il pagamento della sosta coinvolge i parenti e i conoscenti dei pazienti ricoverati nell'ospedale privato in riva al mare. Chi arriva in litoranea è costretto a sostare a pagamento tra la clinica e la Pineta. Secondo Cardiello, qualche notte fa l'area di sosta a pagamento è stata abusivamente ampliata. In attesa di un riscontro dei vigili urbani e degli uffici comunali, ieri mattina è stata aggiudicata una gara d'appalto in comune. Sarà la Security Point a gestire i parcheggi alla Marina di Eboli nei prossimi due mesi. Se l'ospedale di Eboli e quello di Campolongo continuano a produrre incassi per il comune grazie alle aree di sosta, sono del tutto scomparsi i controlli in centro. Dopo le multe ai politici, i vigili urbani hanno ridotto la loro presenza in strada. Senza le multe dei caschi bianchi si vendono meno grattini. I commercianti hanno già lanciato l'allarme. I controlli dei vigili urbani sono quasi del tutto scomparsi. Il parcheggio in centro è di nuovo gratuito, nonostante l'obbligo di acquistare i ticket a pagamento. La casa di riposo per anziani Villa Maria ai privati. È stata firmata al comune la determina di affidamento della struttura, inaugurata 3 volte, costata 2 miliardi di lire negli anni 90 e mai entrata in funzione, all'ATI, composta dalla cooperativa sociale Don Uva di Potenza e servizi sociali salernitani. L'affidamento è giunto al termine di una battaglia giudiziaria con il TAR e il Consiglio di Stato, che hanno giudicato legittima l'offerta presentata dalla cooperativa nel febbraio 2013. Per la terza giornata del campionato nazionale Serie A2 di hockey su pista, la Cresce Eboli farà tappa a Grosseto per giocare contro il Castiglione della Pescaia. Andiamo a Castiglione consapevoli di affrontare la capolista, ma con l'obiettivo di far bene, spiega mister Berniero Gallotta. Vogliamo portare a casa il risultato e per questo c'è bisogno di migliorare sia la condizione fisica che l'affiatamento della squadra. Lotteremo come sempre sudando la divisa e cercando di limitare gli errori. Anche in questo match darò spazio agli under 17 e 20. La loro crescita è, dopo la salvezza, il principale obiettivo stagionale.